Buongiorno Sinisa, ciao Roberto. Buongiorno. Mi tolgo questa curiosità, voglio chiederti questa cosa Sinisa, visto che il Bologna ha un'eccellente classifica, perché dopo 16 Bologna non? Ha un'eccellente classifica, 24 punti dopo 16 partite. Ma è un giochino sterile, ma gli allenatori conoscono le rose. Ma la rosa del Torino, secondo te, vale quella del Bologna o addirittura di più? Per capire, secondo te, come giudichi anche il cammino delle due squadre? Perché non mi sembra che il Bologna valga tecnicamente come rosa più di quella del Torino. E sono curioso, visto che c'è questa partita. Oh, c'ha ragione. Sicuramente è rosa del Torino. Potrebbe essere anche superiore a quella del Bologna. Però siamo là, diciamo, rosa del Torino, Fiorentina è, diciamo, quella squadra che togliamo le prime sette. Poi ogni campionato ci saranno sorprese, no? Perché non credo che tutte le sette andranno in Europa, perché più o meno uno o due sempre si bocciano. Poi là ci siamo, diciamo, la Fiorentina che sicuramente è più attrezzata di tutte, perché l'abbiamo visto anche la partita scorsa. Noi vediamo centrocampisti della Fiorentina, i tre che giocavano c'erano altri quattro in panchina, cinque. E hanno speso anche i soldi. Diciamo, loro sono superiori di noi. Poi penso che Sassuolo, noi e Torino siamo più o meno là, come la rosa, più o meno, ma siamo là. Vabbè, quindi fin qui bravi voi che siete davanti e domani una partita, insomma, oggettivamente come tutte quelle di Apoi, difficilmente leggibile alla vigilia, complicata, ma immagino che ti aspetti un segnale dopo questa sconfitta nel derby. Sì, noi abbiamo perso 3 punti con la Fiorentina, ma non abbiamo perso la strada, quella che abbiamo trovato e quella che ci può portare al nostro obiettivo. Perciò, e questo si è visto anche durante la settimana, perché i ragazzi hanno lavorato benissimo. E questa è l'unica risposta che uno sportivo può fare dopo una sconfitta, allenarsi e dimostrare, diciamo, la crescita, la personalità, dimostrare anche affidabilità, tutto quello che una squadra sa che deve fare dopo una partita persa. Perciò abbiamo fatto bene, infatti lo può confermare anche Roberto, che gli ho fatto complimenti alla squadra dopo ogni allenamento che abbiamo fatto in settimana. E non è una roba da, diciamo così, scontata. Perciò l'atmosfera è sempre bella, si lavora con entusiasmo, con concentrazione, con senso di responsabilità. E sicuramente un allenatore, quando vede la squadra allenarsi in questa maniera dopo una sconfitta, diciamo, è molto fiducioso. Perciò noi domani andiamo là, sappiamo che una nostra diretta concorrente, diciamo, per stare dalla parte sinistra della classifica, una partita tosta, difficile, come tutte quelle che diciamo incontriamo in campo in calcio italiano. Soltanto, ecco, che quello che ho detto anche ai ragazzi, che diciamo ci sono le squadre che noi sappiamo, pensiamo che saranno dietro di noi in classifica, poi ci sono anche squadre che noi dobbiamo lottare con loro per farli stare dietro di noi. E la differenza quando incontri queste, diciamo, le squadre che pensi che saranno dietro, o quelle con quali devi lottare per farli stare dietro, dipende da individualità, perché e degli errori, perché si è vista anche la partita con la Fiorentina, abbiamo fatto 3 errori, abbiamo preso 3 gol, perciò più meno noi facciamo errori individuali, più possibilità abbiamo di vincere. Più errori lo facciamo, visto che si giocano con le squadre che hanno individualità come la nostra, o più di noi, ti puniscono. Perciò
là dobbiamo migliorare. Ciò domani sarà una partita, come detto, loro sono una squadra fisica, gioca a uomo, tutto, ma come tutte squadre ha i suoi pregi e difetti, noi li sappiamo bene e cerchiamo sperando di essere più bravi a sfruttare i loro difetti che loro i loro pregi. Chiedo come sta Marco Arnautovic e quanto sarebbe importante riaverlo contro quella che poi è la squadra che più di ogni altra probabilmente viene ad assaltare in avanti, almeno questo raccontano i dati del campionato, cioè fanno una pressione molto alta, quindi avere anche, immagino, la palla lunga su cui è quello l'elemento su cui appoggiarsi, quanto sarebbe importante. Marco ieri si è allenato con noi, oggi farà lo stesso allenamento, penso se sta bene giocherà lui. Ci ho parlato, lui è convinto di farcela, cioè, se sta bene giocherà, sicuramente come ho detto è un giocatore che per noi in un certo tipo delle partite, soprattutto come questa, come è stato quella con la Fiorentina o questa con Torino, è un giocatore che ci permette diverse soluzioni e dalle caratteristiche diverse degli altri, che comunque ti fa proteggere la palla, ti fa salire la squadra, e poi ti fa giocare anche meglio, e penso che anche gli stessi suoi compagni comunque con lui in campo si sentono più forti, perciò penso che domani sarà disponibile. Poi non lo so quanto avrà nelle gambe e tutto, ma se sta bene giocherà. Buongiorno, per Soriano. Visto che il mister vi ha fatto anche i complimenti settimana per l'allenamento, tu che sei uno dei leader di questo gruppo, stai vedendo un senso di autonomia e di responsabilità anche da parte dei più giovani? Tu, Sansone e gli altri che siete un po' i leader di questo gruppo, state captando il fatto che i giovani siano già autonomi nel senso di responsabilità e nel spronare la squadra per tenere alta la tensione negli allenamenti? Vabbè, ma io penso che, tra virgolette, noi più grandi dobbiamo essere da esempio, e abbiamo dei ragazzi giovani intelligenti con qualità. Ci stanno seguendo e, come abbiamo detto anche inizio anno, c'è bisogno di tutti per fare una grande stagione, e penso che i ragazzi giovani stanno facendo bene e devono continuare così, e diciamo tra noi e loro dobbiamo caricarci, e noi comunque dobbiamo fargli capire quando c'è da lavorare, farlo con serietà, e questo comunque è un compito che ci stiamo dividendo tra noi più grandi. Ciao per tutte e due, buongiorno a tutti. Allora, Arnautovic l'altro giorno ha detto: sono venuto a Bologna perché vedo i prodromi, comunque la possibilità che questo club possa fare lo stesso percorso dell'Atalanta, naturalmente non adesso, passo dopo passo. È un visionario o ha ragione? Ma io non andrei a confrontarmi e pensare come Atalanta. Bologna è Bologna, Atalanta è Atalanta, e sicuramente Bologna fa il suo percorso e farà il suo percorso, e siamo sulla strada giusta. Abbiamo una società seria, giocatori bravi, tutti della proprietà, ambiziosi tutti, cioè, si fa e giochiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Sappiamo che è un percorso, diciamo, abbastanza lungo fare tutto questo, ma dipende da tante cose, ma da adesso pensare a quello che succederà fra 2, 3, 4, 5 anni, non te lo so dire. Sicuramente tutti noi che lavoriamo per questa società vogliamo il meglio e faremo tutto possibile per migliorarci anno per anno, però parlare adesso di quello che succederà fra non so quanti anni, noi abbiamo la nostra strada e andiamo a percorrerla come stiamo facendo, cercando sempre di migliorarsi. Poi a fine campionato vedremo quello che succede, dove saremo, e poi si fa step by step, si va piano piano, poi si arriva, poi
dipende da tante cose, se si riesce ad arrivare a livello di Atalanta o non si riesce, però i presupposti sono buoni, poi non c'è una data o un tempo quale noi pensiamo di poterci arrivare. Penso che noi dobbiamo essere concentrati sul presente, su quello che dobbiamo fare e così migliorare giorno per giorno, poi si vedrà dove si arriva. Io penso che siamo in una società sana e ambiziosa, quindi come dice il mister, l'Atalanta è l'Atalanta, noi siamo il Bologna e quindi sicuramente l'obiettivo è di migliorarci ogni anno e poi non so se arriveremo un giorno lì dove è l'Atalanta o non arriveremo, però io penso che la cosa importante è che noi tutti gli anni ci poniamo sempre un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo, e quello sempre di migliorarsi. Poi naturalmente non so, è tutto tra qualche neanche nella parte tecnica, che Atalanta ce l'ha lo stadio di proprietà, no? Noi ancora non lo abbiamo, perciò guardiamo anche sta roba qua, perché è importante anche quello. Buongiorno mister, vi faccio carico io della domanda, così tolgo il problema ai colleghi che immagino siano stati incalzati in settimana sull'argomento. Ci può spiegare tecnicamente, se vuole, come mai Santander neanche un minuto con la Fiorentina comunque non è nelle sue rotazioni anche in mancanza di Arnautovic? Grazie. Ma perché? Sono le scelte tecniche che io faccio. Lui si allena, sta con noi, poi per certo tipo di partite, per cose che penso che gli posso mettere più in difficoltà o meno in difficoltà, è tutto, ma sono scelte tecniche. Lui si allena bene, si comporta bene, è tutto, ma sono le mie scelte. Ciò non c'è niente di personale, per carità. Io vedo in questa maniera qua, poi magari, che ne so, domani magari esce Arnautovic e gioca lui, cioè, dipende. Cioè, lo stesso domanda puoi fare anche Van Hooijdonk, lo stesso, che ne so, ci sono diversi giocatori magari che hanno giocato di meno. Tutto. Ti ho ascoltato attentamente nella risposta che hai dato a Matteo prima, parlo con te Sinisa, e se tu ti riascolti, ascolti un Mihajlovic che ha smesso di essere, tra virgolette, cito questa parola perché lo dici tu, zingaro nelle panchine, cioè tu qui hai messo radici e stai parlando di un percorso che potrebbe andare avanti nel tempo. No, ma io sto parlando del percorso della società, non del percorso mio, perché io non lo so quanto io ho un contratto, vabbè, un altro anno e tutto, però sai, i contratti sono là, ma come posso stare 10 anni, posso anche, mi mandano via fra 3 partite, perciò non è quello, io parlo in generale come la società, come società, per quello che è fatto, per come società, come serietà della società, come i giocatori, sono tutti di proprietà, gli stadio che prima o poi si dovrà fare, si farà, cioè sono tutti i step che piano piano poi dopo ti porterà, ma noi non dobbiamo invidiare niente a nessuno, perché Bologna comunque è Bologna, è una bellissima piazza e tutto, poi Atalanta ha fatto il percorso, sicuramente diciamo, cercare in qualche modo di guardare quello che fa Atalanta, di essere, percorrere quella strada là, sì, però non è che noi, io non voglio che Bologna è Atalanta, cioè, Bologna è Bologna, con i suoi pregi e con i suoi difetti, come Atalanta, ma noi sappiamo quello che vogliamo fare e anche la società sa dove vuole arrivare, però ci vuole un po' di tempo per fare tutto, poi bisogna vedere quanto tempo ci si impiega per fare tutto quello, per la strada è giusta. Poi un allenatore, sai, ci sta o non ci sta, io non posso sapere quanto io rimarrò a Bologna, io sto bene e tutto poi. Senti, poi forse potevi mettere le tende anche a Torino senza quel derby.
torni, è una partita particolare per te sempre affrontare il Torino dopo la tua esperienza alla guida del Torino? Sai, se allenatori si esonerano dopo aver perso con la Juve, penso che tutti gli allenatori sarebbero esonerati, no? Cioè, non è quello. Ti devo dire che anche Cairo ultimamente ha detto che ha sbagliato di mandarmi via, non doveva mandarmelo via. Però è successo e tutto, perciò non era un problema di derby, era un problema, diciamo, fra, in un certo senso, fra me e lui, sulle cose di mercato. Ecco. Però poi dopo abbiamo chiarito e è tutto a posto. Cioè, io a Torino sono stato bene, la gente mi è voluta bene, abbiamo fatto anche ottime stagioni, abbiamo giocato anche bene, penso che gente si è divertita. Ma anche gli stessi giocatori. Tanto è vero che quando sono stato mandato via, alle 3 del mattino sono venuti 15-20 giocatori nel mio albergo per far capire le cose. Però, come detto, il nostro lavoro è quello, come dice il vecchio Trapp, ci sono allenatori esonerati e quelli che saranno esonerati. È il nostro, è la nostra vita, perciò non possiamo fare i progetti a lungo termine noi allenatori. Lavoriamo come che possiamo pensare che rimaniamo per 10 anni in una società, ma sappiamo che domani possiamo essere mandati via. Perciò non c'è nessuna sicurezza, ma è importante sempre avere coscienza pulita, essere professionisti e cercare di dare il massimo. Poi le cose, io certe volte sono stato mandato via. Certe volte sono voluto andare via io, ma sono sempre scelte. Perciò... Comunque sono stato bene a Torino e ho sempre piacere di tornare. Buongiorno, anche tu, Soriano, sei stato a Torino. Cosa non ha funzionato magari in quell'esperienza? Mentre a Sinisa chiedo un altro dei problemi che lei ha domani, è quello di chi affiancherà Svanberg. In relazione a questo... Come sta Viola? Grazie. Inizio io? Sì, io sono stato poco tempo a Torino, sono stato bene anche se non giocavo con continuità e forse quello è stato personalmente il motivo dove non sono riuscito poi a esprimermi al massimo, però comunque sono stato in un gruppo bello, quindi è stata una piccola esperienza, diciamo, tra virgolette positiva lì, però io penso che domani non è che bisogna vincere contro il Torino, bisogna vincere per il Bologna, quindi sia il mister che io adesso siamo qui al Bologna e vogliamo vincere per il Bologna. Viola sta migliorando, è migliorato molto, sta bene, sicuramente potrebbe anche partire dall'inizio, diciamo, noi visto che non c'è Dominguez abbiamo diverse soluzioni, poi devo ancora decidere, possiamo mettere Medel a centrocampo e mettere un difensore, possiamo mettere Svanberg sotto e mettere Vignato, possiamo cominciare con Viola, con Svanberg e Soriano, perciò abbiamo queste tre soluzioni e una delle tre adotteremo, però vediamo ancora quello che ci abbiamo all'evento di oggi, tutto ci devo ancora un po' pensare. Però sono queste tre soluzioni che una delle tre ci sarà. Massimo, puoi chiudere? Prego, Massimo. No, per Roberto, un capitano si vede nel momento del bisogno. Tu quest'estate hai detto in ritiro rinuncerei volentieri a qualche gol, a qualche assist, purché la squadra faccia risultati migliori. Se mi passi la parola, forse lo prendo. Ha un po' esagerato. Forse mi sono preso troppo la parola. Cioè non, però rimango delle mie idee. Serio, non deve essere pensare proprio. Ogni tanto si può fare qualche gol, qualche assist. Può essere utile. Non è che ti dico, guarda, non sei di parola.